Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua dal vostro non caro Fisi. Finalmente, come avete visto, è arrivato il mio bellissimo computer. Questo vuol dire più video e finalmente le nuove serie che avevo detto nel vecchio video, che ora vi arriverà in sovrimpressione, ovvero del vlog dell'anniversario del canale, sì, del mio primo anno su YouTube, che dovete assolutamente vedere, non potete perdervelo. Oggi si inizia con Skyrim, quindi non perdiamo tempo, perché sarà una serie diversa dalle altre. Ho utilizzato questi ultimi due giorni per mettere le mod più belle che ho trovato e le utilizzeremo per fare una serie incentrata sulla sfida, ovvero metterò modalità leggendaria e la modalità sopravvivenza. In questo modo sarà difficilissimo e soprattutto per rendere la sfida ancora più difficile, perché per noi è troppo poco difficile, no? Perché noi siamo troppo potenti, faremo che una volta morti finirà la serie. Quindi ragazzi, sarà una vera e propria sfida in cui dovremo utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione, tutte le nostre forze, tutte, perché sennò questo vorrà dire fine della serie, e questo non lo voglio fare perché voglio portarla avanti il più possibile. Perciò ragazzi, let's go. Ragazzi, per farvi capire quanto ci tengo a questa serie, voglio solo dirvi che questo gioco, con questo acquisto su Steam, l'ho comprato esattamente tre volte, 360, vabbè, me l'hanno regalato 360, Xbox One e Steam. Inoltre ho ricomprato la modalità di sopravvivenza perché è stronzo, non mi dà la possibilità di collegarmi con l'account Creation Club che avevo sull'Xbox. Quindi, se volete che sposti la telecamera, ditemelo sotto nei commenti. Iniziamo subito. Nuova partita. Che cazzo! Sì, gigante! No! Nano da giardino! Un modellino! Lo chiameremo ovviamente Flisi. Invio. Ok, ecco il nostro bellissimo damerino, proprio quelli che lo fanno di professione, no? Fantastico! No, veramente, è la prima volta che vedo un personaggio maschio venuto così bene. E non sono dell'altra sponda, attenzione. Ok, iniziamo. Io direi che per essere un po', per avere una sfida più originale, io farei l'inizio vanilla, diciamo. Ok, sì. Immersive armor, a posto. Andiamo a dormire nel nostro letto e inizio vanilla. Che però salterò perché lo conoscerete tutti. Se non lo conoscete, è impossibile che non lo conoscete. Quindi non mi pongo nemmeno il problema. Lei ci sta mettendo un po' tanto a caricare col colpo. E te, no vabbè, c'è qualcosa che non quadra. Ma giusto poco, Ma che cazzo, dai. Guarda, basta che questa volta non ti bughi, per favore. Sulla torre. Mi dispiace ragazzi, ma dobbiamo fare un altro inizio, perché lì non si può, non so il motivo, però quello più simile al Vanilla Start non è il Won't Escape This Cell. I am camping in the woods. Tanto leggendaria, ecco. Ovviamente si attiva la modalità sopravvivenza, ragazzi, pagata spendendo 7 bellissimi euro. Siamo attaccati a Helgen, questo vuol dire che dobbiamo semplicemente andare laggiù, qua c'è il drago fiero. L'unica cosa che cambia è che non faremo la prima missione, ma ragazzi, avete visto, non è colpa mia, questa è quella che più si avvicina all'inizio normale, perciò andiamo. Qua dovrebbe esserci qualcuno. Qua dobbiamo scegliere tra i due, scelgo ovviamente Adfur, perché io sono un sostenitore della famiglia imperiale, cioè dell'impero. Dopo vi dico anche il motivo per cui sostengo l'impero, mi è comandato della tempesta, perché, cioè, secondo me è la base. Yes, I have one razor. Ne ho 5 in realtà, non so neanche più il motivo. Vai. Get out of this dead. Fisico un attimo la roba. Bisognerà mangiare, bere e dormire. Se non...
Ok, va bene, vai avanti. Se mangiamo, se non mangiamo ti darà un malus, che sarà ovvero che ci diminuisce il vigore, come lì, quella barra rossa piccolissima. E i colpi saranno più lenti. Se non dormiamo ci avremo meno magic. Ok, tanto vado. Avremo meno magic e la rigenerazione della salute, vigore e della magic sarà di molto diminuita, ma tantissimo. Poi quella della salute, allora, mentre il caldo e il freddo, se avremo freddo ci diminuirà la salute, quindi vuol dire tanta roba, soprattutto adesso che una morte vuol dire fine della serie. Non prenderò nulla perché voglio che sia una vera e propria sfida, perciò lasciamo lì la roba. Dov'è? Unica cosa, vabbè, bra, cosa di pelliccia, che alla fine hanno la stessa protezione, vabbè, un in più di quello imperiale che ti dà all'inizio. Raccolta cazzo, lo raccogli dai banditi, perciò direi che questo qui si può utilizzare. Un attimo che sistemo la mod. Allora, vi avviso già che ho aggiunto un po' di mod, quindi se per caso lo vedete qualcosa che non vi ricordate del gioco normale, è una mod, perciò non ve lo dico adesso per non dirvelo ogni 2 secondi, perché ne ho aggiunte veramente tante, ma puramente estetiche, ragazzi. Guerriero, ovviamente, non posso che essere un guerriero. Quell'icona lì vuol dire che ho freddo. Qua c'è un bandito. Spero di poterlo uccidere, perché c'è una modalità leggendaria. È davvero difficile, modalità leggendaria. Scappiamo nel caso. Cazzo! Sai una cosa? Advor, aiutami! Advor, per favore. È una cosa importante. È veramente importante, non sono scherzi da fare questi. Tanto muori. Perfetto. Ok. I compagni saranno fondamentali, perché senza compagni moriremo subito. Allora, inizio da subito che non so il motivo per cui le lanterne sono blu. Non lo so. Devo ancora scoprirlo. Per la prossima volta cercherò di correggere. Non sei l'unica. Advor dice che può aiutarmi. È un amico, ha detto che può essere d'aiuto. Un drago di sotto Helga, noi siamo fuggiti, sì, sì. Quel drago ha ucciso questa parte, ha visto senz'altro, vai. Ti serve della pelle, la prendiamo tutta, grazie. No. Prendine 5. Poi, visto che siamo suoi amici, perfetto, ci fa prendere il ferro. A posto. Quindi, andiamo un attimo qui. Iniziamo a farci già la corazza di ferro. Faccio ok, abbiamo fatto un attimo la questione di Faendal e dell'amata lì, bla bla bla. In questo modo diventerà nostro amico e potrà insegnarci, potrà venire con noi. Quindi, in questo modo potrà insegnarci i tiri con l'arco a gratis. Il motivo? Perché poi gli riprenderemo i soldi. Solo che non abbiamo i soldi ora, quindi... Quindi io direi, invece di andare da Whiterun, io direi di andare direttamente a Tumulo delle Cascate Tristi, perché tanto... E abbiamo anche l'armatura di ferro completa, perciò direi che comunque un po' di protezione ce l'abbiamo. Perciò accelererei i tempi. Allora, qua c'è un lupo, mi ricordo benissimo. Infatti, guardate. Quindi, di soppiatto. Cada, ma che liscio! Ma veramente faccio così schifo? Faccio veramente così cagare? No, 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 no. No, per favore. No, no, no. No, no. Dove che inizia ad andare? Ok. No, ma se un lupo si fa così tanto. No, un lupo si fa così tanto, sul serio. Ok, se c'è Advar. Sì, Advar. No, Advar. Il fabbro. No, non c'è. Maestri, una spada. Faendal, tu sarai quello che andrà in prima linea, ok? Tu sarai la vittima sacrificabile. Io ti ho aiutato a parlare con la tua amata, con cui non parlerai mai più per il resto della tua vita, perciò mi devi un favore. Quindi tu vai davanti. Tra l'altro sono un nano di merda. Vabbè. No, vabbè, non di merda, sei un nano e basta. Comunque, senza offesa, ma se muore è meglio. Quindi vai davanti. Ok, dopo averlo preparato alle conseguenze che sta per ricevere, direi di andare avanti. Tra l'altro, cavolo, che bello. Fantastico. Guardate che bello con queste mod. Cavolo. Vabbè, basta per perdere tempo, che già saremo a un buon punto del video, perciò...
Non voglio farvi perdere troppo tempo, appunto. No, dove vuole andare lei? Oh, oh. Bene, così viene... No, viene anche la tizia, cavolo. Ma no, no, lo swappino no, però. Quello lo chiamo lo swappino. Nostro primo combattimento, ragazzi. Avevamo già metà vita con due frecce. Allora, grande Sver che va col pugnalino, che fa molti più danni di noi. Perfetto. Quindi, dati la mazza. Grande Sven, vieni qua Sven. Cioè Sven, Findal. No, prendi subito la cura, subito. Ok. Quindi muori male. Bene, no, no, no. Vabbè, che rimanga lì. Allora, ce l'aveva la massa dei preferiti, sì, bene. No, qua fa un freddo cane, no, ma veramente, fa veramente freddissimo. E la salute si diminuirà troppo velocemente. Perciò dobbiamo cercare di sbrigarci. Anche a sconfiggere i nemici non c'è tempo da perdere, perché se diminuisce troppo la vita siamo finiti, ragazzi. Siamo proprio nella merda fino al collo. Perciò io direi di partire subito con l'arco da caccia. Dovrebbero vedersi qualcuno anche dal di qua. Però non vedo nessuno. Non vedo nessuno. No, no, non è possibile che... No, c'è qualcuno per... Ecco! Cazzo! Puttana! È vero, nella modalità sopravvivenza si può salire di livello solo ed esclusivamente quando si dorme. Perciò, ragazzi, siamo veramente... Non possiamo utilizzare il... Ok, vieni qua, dai, vigore. Ok. Qua se ci viene la killcam siamo veramente fottuti. Vai. Ok. Ok. Perché se fa la killcam quello stronzo è un problema. È davvero un problema. Perciò la sicurezza prima di tutto. Mazza d'acciaio. Cosa pensi di fare? Vieni qua. No, prendilo però, cavolo. Perfetto. Vai, andiamo di arco che si possono schivare le loro frecce e non subire nessun danno, vai. No, vabbè, come si fa a non ridere una roba del genere? Si è suicidata, cioè... Si è buttata di sotto, veramente, fantastica. Cioè, fantastico, pensavo fosse una donna, vabbè. Presa di ferro, lockpick. E ci si cura, bene. Black Falls Temple. Ok, fai andare qui, bene, stai qua pronto, eh. Perfetto. No, vengono da di qua. Appendila allora, vieni, fatti avanti se ti riesci. Grazie Findal, sei un mito. No, no, dai, ma Findal. Bene. Bene, è molto meglio la cura rapida dello scudo, ok. Dormiamo un'oretta, ci serve giusto per salire di livello, benissimo. Salute, perché senza salute non si va avanti. E ovviamente prima dell'attacco la difesa, perciò armatura pesante del 20%. E ora quanta armatura abbiamo? 79, buono, buonissimo, per essere all'inizio è veramente buono. Ritra!
Cosa vedono i tuoi occhi di elfo? Sono sempre qui. Qua ragazzi vi segno una piccola tattica che ho già detto nella scorsa serie, che poi ho stoppato. Allora ho detto pagliacce. Appena attiva la leva arriva un punto vita e si uccide con un colpo. Aspettiamo. Non è vero! L'ho fatto troppo tardi! Dovevo aspettare un secondo in più! Faendal, venga qua! No, Faendal! No, per favore! Ho sbagliato! Faendal! Forest Faendal, venga qui! No, dai! Dormiamo un'altra oretta. Saliamo di nuovo di livello, di nuovo salute. Questa volta ci aumentiamo armi alla mano o arceria. Non utilizziamo di più l'arceria per ora, quindi arceria. Ok. Lo so, andiamo a sconfiggere quel dannato fuorilegge. Siamo qui per farti il culo, bandit. Allora, dai, togliamo molto di più, si vede. Vabbè, sempre ce lo prendiamo ovviamente, perché sennò... Molto di più, vedere. Wow. Sono veramente malissimo, mi dicono. Fortunatamente c'è Faendal che è un osso duro. Perfetto, Faendal sali davanti, sperando che non muoia. Noi non andiamo di arco, perché siamo dei codardi di merda. Veramente, siamo dei codardi. Non siamo dei veri nord, perciò andiamo di... Anzi no, dai, portiamone per aumentare un po' la massa, intanto che Faendal è lì che distrae. Intanto che Faendal ha ancora vita. Quindi andiamo di mazza. Grande, grande. Vai, perfetto, perfetto. Sei un mito, ti adoro. L'hai ucciso. Sto tizio è un... scapperà di sicuro, perciò... appena lo libereremo, lo uccideremo subito. Ok, dammi un attimo. Un attimo. Veleno congelante. Perfetto. Volevi scappare, Ti piacerebbe. Artiglio dorato. Diario di Arvel da vendere. Perfetto, a posto. Allora, Faendal, se per caso... lo sapevo ragazzi, lo sapevo. Cerca di caricarti subito la vita. Dai, ma che cazzo, ma sarai così scemo, 2 su 2, dai, per favore, Faendal. Per favore, Faendal. Ok, ok, ok. Qua c'è, questo drago è molto più potente. Tanto siamo già a livello 4, benissimo. Vieni qua. Caputtana. Dove prenderlo? No. Ok. È stato utile, ma è stato anche un rischio, perché se sbagliavo magari la velocità sarei morto. Devo smettere di correre questi rischi, ma però ho fatto bene. Così abbiamo risparmiato un rischio ancora più grande. Benissimo. E con questo posso dire che possiamo chiudere qua, ragazzi. Questa serie sarà una serie che voglio portare spesso, voglio portare molto spesso, voglio portarla avanti finché appunto non muoio, e cercherò di non morire, ma mi sembra il minimo. Quindi io e Faendal vi salutiamo. Prossima volta finiremo il tumulo e andremo avanti. Ovviamente non faremo subito le missioni principali della quest principale, perché sarebbe un suicidio a questo livello, ma faremo altro. E niente ragazzi, se vi piace di nuovo lasciate un like, iscrivetevi per rimanere aggiornati per questa serie e anche per il resto. Condividete questa serie, che secondo me non ha portato ancora nessuno, con i vostri amici e a tutti quelli a cui a parer vostro piace Skyrim e questo tipo di sfida. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Enjoy it. Ciao a tutti.